Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia della tua salvezza. Lode a te, o Cristo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betsatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Puoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbondante la mensa della parola di verità che il Signore ci ha annunciato in questo giorno. La profezia di Ezechiele. Ezechiele racconta: in quei giorni. Il Vangelo di solito dice: in quel tempo. È la stessa cosa, ma significa non solo un giorno o solo una circostanza, ma significa la presenza, l'azione di Dio per gli uomini e in mezzo agli uomini, quindi visibile, comprensibile. Vi condusse l'angelo all'ingresso del Tempio. Ingresso del Tempio. Cos'è il Tempio? È il luogo dove si adora il Signore, dove la presenza di Dio opera miracoli. Sempre, per ognuno, e di cui la maggior parte delle volte, la maggior parte di noi non si rende neanche conto, però per fede lo sappiamo. Vidi che sotto la soglia del Tempio, la soglia è l'ingresso, sotto la soglia usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Per norma,
Ogni chiesa cristiana dovrebbe essere costruita in modo da rivolgere l'ingresso verso Oriente. Perché cosa significa l'Oriente? Oriente significa dove nasce la grazia, dove nasce il sole che è Gesù. Verso Oriente le chiese latine lo sono quasi tutte, quando il sito lo consente, perché a volte è proprio impossibile. Costruite un tempio a ridosso di una montagna, siete costretti a costruirla così come lo spazio permette. Ecco allora che quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, ingresso oriente, il lato destro, e qua allora dalla parte meridionale dell'altare. Quindi immaginate questo altare al centro, come nelle chiese greche, l'altare al centro, internamente lo spazio distribuito in un modo equo, e quest'acqua dalla parte meridionale, cioè da dove veniva il sole, la luce, fino alla parte esterna rivolta a Oriente. Adesso lo fa girare e l'angelo ha detto, ora specificherà che quell'angelo non è soltanto un angelo, e gira, deve fare 4 tratti per completare il cerchio, il giro intorno al tempio. E vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro, la destra di Dio. Santo Stefano dice: vedo il figlio di Dio, figlio dell'uomo alla destra di Dio. La destra significa il lato della forza, il braccio della spada. Con la destra, impugnando la spada, difendiamo anche la sinistra e tutta la persona. La spada è la forza di Dio che deve difendere la debolezza umana. Vi interessano questi simboli? Ma guardate che la Bibbia è piena, come il Vangelo di Gesù, piena di parabole. Perché? È perché così chi vuol capire capisce. Quell'uomo, riprende il profeta, quell'uomo, adesso parla di quell'uomo, quindi lo vede sotto forma di uomo. Gesù è il Verbo di Dio, Dio invisibile, eterno, onnipotente. Onnipotente, questa è la destra del Padre. Però viene sulla terra prendendo la nostra carne, l'umanità come noi. Quindi lo vediamo, lo hanno visto Pietro, Giacomo, Giovanni, gli apostoli, i suoi contemporanei, come un uomo. Lo stesso è rattrappito qui, che sarà guarito da Gesù, lo vede come un uomo. Tant'è vero che quando gli domandano: ma chi ti ha detto di prendere la barella e metterti sulle spalle? Quello che mi ha guarito. E chi è? Non lo so. Non lo so. Infatti Gesù non si è presentato a questo povero paralitico dicendo: sai, adesso vengo io sono il figlio di Dio, io ti posso guarire. No, vuoi guarire? E lui risponde: ma certo, sto qui per questo, però non mi è possibile. Evidentemente la condizione fisica di quest'uomo era proprio estrema, e doveva avere soprattutto le gambe impossibilitate a camminare. Io sì, sto qui per questo, e quando vorrei andare un altro arriva prima di me, quindi uno che ha più forza fisica mi precede e io non riesco a guarire. Gesù non fa nessun appunto,
Non dice potresti fare così e così. Alzati, prendi la barella e cammina. E quello subito prende la barella e cammina. Gesù si allontana perché, dice l'Evangelista, c'era tanta folla. La folla, dove c'è la folla c'è confusione. Gesù non ama la confusione, attira tutta l'umanità, ma nessuna confusione. Anzi, si esce dalla confusione quando ci avviciniamo a Lui, come si guarisce dalla malattia quando viene Lui. E continuiamo con questa visione di Ezechiele. Quell'uomo avanzò verso oriente, e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti, un'enorme quantità di acqua. Poi mi fece attraversare quell'acqua. Bisogna attraversare il viaggio quaresimale della terra, del mondo, del tempo, con tutte le tentazioni, i pericoli, i peccati che possiamo commettere noi. Poi mi fece attraversare quell'acqua, dunque, e giungeva alla caviglia. L'acqua incomincia a salire, perché quell'uomo l'ha portato proprio verso dove scaturisce quell'acqua. Lo Spirito Santo, la grazia di Dio, ci avvicina a Gesù e noi incominciamo a camminare non più sui sassi pericolosi, sui burroni, ma su questa acqua dolce, limpida, che scorre. È la parola di Dio, è arrivato Gesù, il tempo si è compiuto. E allora si sta avvicinando il giorno, in quei giorni, ha detto all'inizio, e camminò, l'acqua giungeva alle caviglie, quell'uomo misura altri 1000 cubiti, acqua aumenta, e disse cammina, e l'acqua mi arrivava alle ginocchia, ormai comincia a prendere la persona. Misurò altri 1000 cubiti, sono 3 misure di 1000 cubiti, l'acqua mi giungeva ai fianchi. Io volevo camminare oltre, non ce la facevo, perché l'acqua ormai era tanta, era troppa, non si poteva passare a guado. Con tutta la nostra mente, la nostra capacità, la nostra scienza, no? Non possiamo attraversare l'acqua della grazia, perché è solo opera di Dio. Gesù ci ha portati qua, non le nostre capacità fisiche, intellettuali, sociali, politiche. No, la grazia è Lui. Quest'acqua è tutta la grazia che piano piano sale, ci inonda e noi non ci muoviamo più. Ma non c'è più bisogno di muoversi, perché siamo nell'acqua della vita. Quando siamo arrivati a Gesù con la fede, con la speranza e con l'amore, siamo già pronti per il paradiso, e questa sarà l'eternità. La visione continua. Allora egli mi disse: hai visto, figlio dell'uomo? Aveva visto, sì, questo mare di acqua. Vidi che sulla sponda del torrente, ormai si è trasformato in un torrente, non è solo acqua stantia, ferma, ma è un'acqua che si muove. In quell'acqua c'è la potenza divina che si trasmette all'uomo. L'uomo entra come in questo mare che Dio ha preparato, l'angelo indica, Gesù Cristo realizza, e l'uomo cammina e vide che c'era una quantità grandissima di alberi da una parte e dall'altra, nella vita terrena, nella vita celeste. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale. Tutto conduce, tutto riporta a Dio. Quando arriva la grazia dei sacramenti, la luce della verità che è nel Vangelo,
è la speranza della salvezza che poggia sulla passione e morte, sul sangue di Gesù. Allora, tutta quest'acqua entrava nel mare, sfociate nel mare, risanavano le acque. Che strano. Ma il mare per sé è sano, l'acqua è sana, perciò ci sta il sale, che non si deve corrompere. E invece purtroppo qui il mare dell'umanità era malata. E certo, senza Gesù non guarisce, perché c'è il peccato. E quell'acqua, come arrivava sotto forma di torrente, risanava le acque del mare. Ogni essere vivente, l'effetto della redenzione, ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente, vivrà. Sono la via, la verità, la vita. Chi vive e crede in me non morirà in eterno. Il pesce vi sarà abbondantissimo. Spesso è simboleggiato l'anima, l'uomo che si salva, al pesce. Pietro prese una quantità enorme di pesce dopo che Gesù gli ha detto: butta la rete là. Maestro, abbiamo lavorato tutta la notte, non abbiamo preso niente. Infatti, è notte e non prendiamo niente. Ma quando arriva il Signore e dice: butta la rete là, fai questo. Magari facciamo le stesse cose di prima, però le facciamo con una mente nuova, con una gioia nuova, anche con una capacità spirituale nuova. Dove giungono queste acque, tutto si risana. E dove giunge il torrente, tutto vive. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, adesso lo ripete, crescerà ogni sorta di alberi da frutto. Le due rive sono quelle del tempo e quelle dell'eternità. Ogni sorta di albero significa ogni uomo, bravo, buono, Europa, Africa, tutti gli uomini. Questo significa che la redenzione di Gesù, il sangue di Gesù, è di effetto universale. Nessuno è escluso dall'effetto del sangue di Cristo che ci salva. L'avete capito? Quanta gente incontrerete oggi nelle vostre strade, nei vostri uffici, nelle vostre case? A ognuno di loro è arrivato quest'acqua salvifica, che è appunto il sangue di Cristo. E le foglie non appassiranno mai, i frutti non cesseranno mai, ogni mese matureranno, sì, perché Gesù non sospende, non è periodico il suo arrivo, la sua grazia, la nostra conversione. È tutti i momenti, in qualunque momento. Quello vive 90 anni, non si è mai fatto il segno della croce, all'improvviso un'ispirazione. Chiama il prete, che io mi voglio confessare. Ogni mese matureranno, perché quelle acque sgorgano da dove? Dal santuario, dal cuore di Gesù, trapassato dalla lancia. I loro frutti serviranno come cibo, la gioia. Il cibo è la gioia. Quelle che non solo proviamo noi, ma lo provano gli angeli custodi che ci assistono, i santi che ci proteggono, la Madonna che ci guida, Gesù, la Trinità che ci crea, ci salva e ci ama, proprio perché è amore Dio, cibo è l'amore. E le foglie sono medicina, le foglie sono medicina, quelle foglie, ha detto prima, che non cadono mai, la virtù, la consolazione. E il gaudio che il Signore ha riservato a noi, per cui non si spreca niente. Il frutto, abbiamo detto che così l'amore è la voglia, che è la gioia che il Signore ci dà. Adesso dovremmo spiegare ancora il Vangelo di Giovanni,
è possibile, una cosa sola. Quando quell'uomo che si ritrova nel Tempio si vede vicino Gesù, quello che lo aveva guarito, ma lui non sapeva chi fosse, Gesù gli dice: stai attento adesso, non peccare più, se no ti capiterà di peggio. Siamo entrati nell'acqua, fin qua la grazia di Dio ci ha resi felici, basta, allora non torniamo alle vecchie abitudini, alle mormorazioni, alle disperazioni, all'ignoranza, alla ribellione, basta. Non c'è niente di peggio. Un cristiano che vive come un pagano e diventa all'occasione anche un ribelle e un disperato, ti potrebbe accadere di peggio. Quello allora va a riferire: ah, adesso lo so, è quello che mi ha guarito e mi ha detto di prendere la barella e andare via. Ecco allora, c'è una trasgressione di leggi qua. Quella barella tu non la potevi prendere. Cos'è quella barella? È la miseria umana. Tutte le miserie umane ce le dobbiamo portare addosso anche se siamo santi. Ma l'ha detto Gesù, e facciamolo tranquillamente. Chissà, secondo voi, quel paralitico guarito, che ci avrà fatto con quella barella quando era guarito in seguito? L'ha riportata a casa, che ci ha fatto? Quello era un ricordo vivente di quando lui non poteva manco dare un passo. Adesso può andare in cima alla montagna. Quella barella è un segno e anche i segni servono per non dimenticare. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. A Papa Francesco. Caro Papa Francesco, tu hai un cuore buono e grande come il mondo. Sei l'albero immenso, rifugio degli uccelli sballottati dal vento. Il tuo sorriso è casa di bimbi ancora in fasce, di vecchi in carrozzella. Il tuo abbraccio è dono a sposi innamorati e a mamme addolorate. Tu cerchi chi è lontano, consoli chi è afflitto, telefoni ai più poveri. Tu corri a chi ti chiama, convinci chi non t'ama, dai voce a chi non parla. I giovani confusi li attiri col tuo amore e li riempi di gioia. Col gesto dell'amico accetti lo zucchetto e dai la papalina. Confessi i tuoi peccati e chiedi le preghiere a tutti i peccatori. Ci parli di Gesù e dici che è ricchezza la sua povertà. Ci fai pregare insieme per disarmar la guerra e ritornare a Dio. I tuoi baci affettuosi ci riscaldano il cuore e infondono la pace.